mi ricordo, buonasera dottore, per esempio, ha impiegato 1 anno e mezzo prima che la gente la scoprisse e diventasse poi il successo che è diventato. E devo dire che succede, è successo anche con la canzone che sentirete adesso. Tanto vedo che ci sono Gigi Graziano e Alma Manera qui pronti, siete già pronti per fare questa canzone che è bellissima. Ma vi voglio raccontare la storia perché è carina, è proprio interessante saperla. Allora, siamo negli anni 60 praticamente, all'inizio degli anni 60, e c'è in Spagna, ormai c'è sempre la tradizione della canzone spagnola, di quello che funziona. Però c'è un gruppo dove c'è dentro Vargas, è chiamato El Gitano, no? Che canta praticamente Enrique Vargas, è un cantante molto affermato e si chiama El Príncipe Gitano, il principe zingaro si può dire, e aveva questa cosa, e con lui c'era anche un altro cantantino che ancora non si era fatto nome, si chiama Manolo Escobar. Risultato che questi due fanno le tournée insieme, c'è una canzone molto bella che a loro piace che si chiama Porón Pompero. Cosa vuol dire Porón Pompero? Dai, vediamo, se qualcuno l'avete cantato un sacco di volte, che vuol dire? Cosa vuol dire Porón Pompero? Dai, cosa vuol dire? Non lo sapete? Non vuol dire niente, perché significa semplicemente il nostro la 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 la. È uguale, è un suono per dare ritmo alla cosa. La 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 la, è incredibile. Io pensavo, chissà, sarà qualcosa, il pero, no? Immagini di tutto. Ecco, il risultato, allora, esatto, invece no, è proprio un suono come la 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 la. Risultato che Vargas, eccolo qua, questo è Manolo Escobar, guardatelo, è stato un successo in tutto il mondo. Praticamente Vargas doveva incidere la canzone, non può, essendo, pur essendo il cantante più importante in quel momento, perché la casa discografica non è d'accordo con lui, ha dei piccoli problemi. Insomma, dopo un anno arriva appunto lui e Manolo Escobar dice: senti, posso inciderla io? La incide e questa canzone parte. Credo che sia la canzone insieme a Viva España più nota in tutto il mondo, ovviamente. L'hanno cantata assolutamente tutti, perché ha questa grinta, vi scalda, vi dà tutto. Allora adesso siamo tutti pronti, Gigi Graziano e Gigio, pronti, Alma Manera e il Porón Pompero. Vai, grazie. Sulla mia mano, però la tua bella morte, rimango lei lontano. Perché chi ama la vita allora lo sa, nessuna speranza al mondo non ha e nulla potrà salvarlo. Bravissima!
Mi piace perché c'hai questa grinta incredibile. Grazie Paolo, eh? grazie davvero. Gigi, e come no, Gigi Graziano. Grazie, grazie Gigio, Giovanna. Sono bravissimi. Allora, grazie Giovanna, grazie a tutti. Paolo. Allora, visto che ci siamo scaldati, ci hai scaldato. Sì, il rossetto, non Perdonami. Ti preoccupare. Adesso devo dirti che ci siamo scaldati noi, no? Qui a sede questa cosa, ma c'è qualcuno che non si scaldava mai. Voi non me lo ricordate? Una poverella che stava lì. Vi ricordate la Mondaini, la piccola fiammiferaia? Guardate, guardatela.